speciale cinema. Vorrei approfittare del fatto che questo sketch è trasmesso in Eurovisione per mandare un saluto a tutti i lavoratori all'estero, un saluto, in particolar modo ai napoletani all'estero, essendo la Smurf napoletana, ai napoletani, vorrei rassicurarli sulle condizioni di Napoli. Si stanno all'estero, non sanno a Napoli come si sa, circolano tanti voci, Napoli, invece no, stiamo benissimo. Vorrei dire a tutti i napoletani all'estero che stiamo bene. A Napoli tutto, industria, commercio, tutto florido, mai come questa volta, stiamo andando veramente bene. Finito l'Eurovisione, siamo tra di noi. Noi a Napoli stiamo guaiati. No. Chi sta all'estero, facciamo di lavorare tranquillo, così, ma è meglio che fra di noi si sa, siamo guaiati, no? Cioè, per esempio, ecco, mi pare mai possibile che nel 1977 a me mi tocca ancora andare al mercato nero. Cioè, è una cosa che non al mercato nero, che stava in tempo di guerra, cosa, no? Cioè, proprio un mercato nero, sporco, insomma. senza me la va. È il problema dell'acqua, uno dei tanti problemi che ci sta a Napoli, infatti l'acqua, cara. Sì, chissà chi è che è andato a dire in giro, dice, il napoletano non ce la fa più, sta con l'acqua alla gola. Immediatamente si sono pigliati l'acqua. Subito, la prima cosa che hanno pensato di fare ci aiutare. Cioè, questo però fa vedere che c'è sta volontà e cose di aiutarci, e questo ci fa piacere. Poi loro dicono, vabbè, ma chi lo fatto che non scende l'acqua è colpa degli acquedotti. Si dice gli acquedotti sono complicati, sono difficili da usare, e questo è vero. Sì, no, figuratevi che a Napoli c'è sta gente che ha con gli acquedotti, invece ci bere, ci mangia. No, per cattiveri, proprio perché non hanno capito il meccanismo, ce l'abbiamo a mangiare. No. Però ecco, ci danno i consigli, hanno sentito, questo è vero, ecco, per esempio hanno detto ci manca l'acqua, siamo d'accordo, bevete acqua della salute, acqua minerale, che quella vi riporto pure 10 anni indietro. Sì, no, capo, aggiunta a tutti gli anni indietro che ci hanno sempre tenuto loro, no? A Napoli si manca l'acqua una due pari giorni, torniamo una dopo tutte quante creature. Ci incontro a Napoli, no, che poi uno può dire, è buono il fatto di tornare bambini, ce ne veniamo tutti quando a Napoli, risparmiamo sulle cure per i giovani, invece no. No, a Napoli non conviene neppure a tornare bambini. No, è perché la mortalità infantile che c'è sta a Napoli, sapete come fa bene? Se uno torna bambino, i figli subito si muore a Napoli. I bambini subito muoiono. Se cioè, noi bambini, invece viene rotta una vita a Napoli, si è rotta una morte a Napoli. Infatti, negli ospedali, nelle case di maternità, così non si domanda più, dottore è maschio e femmina? Poi si va, dottore è maschio e femmina, è virus. Figurate che la signora che abita nel palazzo mio, ha partorito un virus di 6 kg e mezzo. Appena l'ha vista fatta bene, lo strappo da qualche mamma. La mortalità infantile a Napoli non è neppure una calamità, no, una disgrazia, no. Quello è un preciso piano di risanamento voluto dalla cassa da morto per il mezzogiorno. Cioè tutto preventivato, sì. Loro in questo modo aiutano pure a fare la disoccupazione, ci si morono creature. Sì, infatti la disoccupazione pure è un grave problema, a Napoli che pure stanno cercando di risolvere, di venirci incontro, cioè, stanno cercando di risolverlo con gli investimenti. No, soltanto che poi a volontà ce l'hanno messa, però hanno visto che con un camion, quando è disoccupato con investimento, uno, due, che chi le sono tanti e loro, che chi le hanno ragione, ci siete troppo, io non li mi aiutare, ma cioè, effettivamente se in questo campo ci vogliono aiutare, che vogliono venirci incontro, è una politica seria e cose, hanno i camion più grossi. È l'unica cosa. Cioè, comunque è arrivata una notizia positiva per quanto riguarda la disoccupazione. Sì. Dice che presto il governo sempre che si fa sentire, ha detto presto il napoletano non dovrà più emigrare in Svizzera. Questa è una cosa buona. Che... No, non il governo italiano, il governo svizzero.
problema, no, che viviamo quotidianamente. Ah, il problema della casa. Il problema della casa, a Napoli non si trova più casa. Cioè, comunque loro dicono, vabbè, qui c'è sto blocco di fitto, però. È una parola. Un napolitano si è fissato con blocco di fitto, è una malattia nuova. Cioè, perché chi lo va a tuo proprietario, domando prezzo. Appena sento fitto rimane bloccato. Sanno già che gente ricoverato ospedale con blocco di fitto. Bravo, una cosa, una situazione. Comunque una cosa, io ho capito pure perché noi ci hanno sempre chiamato Mezzogiorno d'Italia, poi, Sì, no, per essere sicuro loro, no, che a qualunque ora scendevano al sud, si trovavano sempre in orari per ci mangiare coppa. Cioè, Mezzogiorno, in orari. Cioè, poi se ne esce, dice, vabbè, però che lui è napolitano, rira, balla, canta, è simpatico, te una musica in te. E per forza! Come lo sai che ce l'ha da giocare tutto quanto!